Tutta l'economia dipende dalla politica in Calabria e nel settore dell'informazione in generale manca appunto un'editoria solida, ancor prima che pura, che dia risposte all'altezza del compito, che dia la possibilità effettivamente di sviluppare un ragionamento, come dire, informativo che abbia una sua continuità, una sua validità. Purtroppo c'è molto precariato sia nel sistema dell'informazione in generale, quindi dell'editoria, e sia nel sistema proprio dei giornalisti in particolare, perché questa scarsa robustezza, diciamo, del settore determina un precariato enorme, che riguarda ormai un po' tutti i settori, ma che nel settore dell'editoria è ancora più, come dire, pregnante. Da parte del singolo giornalista però ci può essere un impegno in più per rendersi libero. Ma io ho sempre detto e continuo a sostenere che non esistono giornalisti che possano essere in qualche modo costretti a non essere liberi se non decidono di non esserlo. Il giornalista che voglia essere libero lo può essere sempre, a prescindere dai condizionamenti che spesso ci sono e che sono anche tremendi in alcuni casi, ma il giornalista libero, libero di testa, che ha la sua base culturale giusta per affrontare la professione nobile che svolge, sarà sempre in grado di essere libero e di dire le cose che vuole dire, di scrivere le cose che vuole scrivere senza che nessun condizionamento lo possa davvero condizionare. Non è facile, perché comunque abbiamo portato dei casi concreti, quello di Agostino Pantano e quello di Antonella Grippo, ma sono stati dei casi emblematici, e anche quello dell'Ora della Calabria, sono stati gli ultimi casi in ordine cronologico, ma in realtà la domanda vera a cui non si riesce a dare risposta, ma noi esiste una libertà di stampa? E c'è mai stata e mai ci sarà una libertà di stampa? I giornalisti sono davvero liberi di esprimersi sui giornali o nelle televisioni? Questo è il punto fondamentale su cui tutti dovremmo interrogarci. Il problema è soprattutto quello di un'editoria troppo condizionata dalla politica e da tutti gli interessi che ruotano poi intorno alle attività economiche che accompagnano spesso quelle editoriali. L'unico interesse è quello meramente economico, perché anche la politica è soggetta all'interesse economico. Questo è il mio punto di vista, questo è il mio parere, confutabilissimo, contestabilissimo, ma fin tanto che esisterà, è il sistema capitalistico che lo impone. Ma se tu pensi che esistono i fondi per l'editoria, come si può pensare che uno Stato che finanzia l'editoria le conceda anche di essere libera? È un ossimoro, no? Beh, io credo che in una regione dove la stampa diventa l'asse portante di quella crescita economica, sociale, ma soprattutto culturale, la libertà di stampa diventi un fatto fondamentale, soprattutto contro quella mala politica che spesso tenta di ingabbiare. Altresì, ovviamente, dobbiamo avere uomini sani e onesti, giornalisti che abbiano l'etica di una professione di tale delicatezza e nello stesso tempo un'editoria libera da condizionamenti che spesso la politica riesce a porre anche rispetto ad altre attività in essere.